questa prima puntata di Lady Makeup dell'anno 2013. In parte a me, Lucia Foletto, la nostra makeup artist, che ormai ci segue da tantissimo tempo e ci stanno anche seguendo tantissime ragazze a casa e non solo ragazze. Elisa, infatti, ci chiede un make-up per camuffare un po' i pori dilatati. Cosa possiamo fare per Elisa? Beh, innanzitutto per risolvere il problema della pelle mista con i pori dilatati è quella di mantenere la pelle bella pulita. Un esfoliante e una maschera purificante è indispensabile una volta alla settimana. E poi tutti i giorni gel di pulizia con il suo tonico astringente. A far seguire poi dei prodotti come il primer e come il fondotinta che siano opacizzanti, normalizzanti. Benvenuta Elisa, ti presento quindi Lucia, la nostra makeup artist, e come promesso risolverà il tuo piccolo problema di pori dilatati, quindi ti lascio nelle sue preziosissime mani e buon divertimento soprattutto. Grazie, grazie. Bene Elisa, iniziamo allora a trattare la pelle proprio per camuffare e minimizzare questi piccoli pori dilatati. Inizierei proprio con un primer specifico proprio per pelli miste. Questo primer di origine vegetale aiuta proprio a minimizzare quello che sono i piccoli pori dilatati. Passiamo agli occhi. Per correggere queste piccole zone d'ombra ho scelto per te questa palette, una palette nuova della Debora, e questo colore leggermente rosato ti aiuta proprio a camuffare quello che sono queste zone appunto un po' più scure. Si può utilizzare sia con il pennellino, ma io preferisco utilizzarlo proprio con il dito, perché con il calore del polpastrello lo vai a scaldare e riesci proprio a tirarlo dove vuoi tu. Possiamo metterle anche un pochino qui nelle zone d'ombra vicino al naso. Passiamo al fondotinta. È indicato il fondotinta Matte Morphose di L'Oreal. Questo fondotinta molto leggero, molto, molto delicato, che ti regala proprio un soffio sulla pelle, quindi opacizza, colora, ma tu non lo senti. E con la spugnetta in lattice tu lo tiri dalla parte centrale verso l'esterno del viso. Ecco, creata la base, fissiamo il tutto con la cipria. Questa cipria nuova della Debora, una cipria molto sottile, molto delicata, che va sempre a asciugare e opacizzare e togliere il lucido dalla pelle, fissando il make-up per ore e ore. Bene, la base l'abbiamo creata, quindi passiamo alle sopracciglia. Sono molto importanti le sopracciglia perché determinano proprio la profondità dello sguardo. Dopo aver applicato la matita specifica per le sopracciglia, con piccoli trattini appunto come ho fatto prima, si passa con il pettinino in modo da tirare un po' quello che è il colore della matita. E anche le sopracciglia sono sistemate. Adesso contorniamo e definiamo l'occhio. Applichiamo la matita nera, l'Eye Design di L'Oreal, che è una matita molto versatile, molto, molto valida, si tira molto bene, scrive con facilità. Una volta che abbiamo steso la matita, vedi, come ti dicevo, è sufficiente, vedi, girare e con questo pennellino sfumiamo in modo da non lasciare un tratto deciso. Passiamo anche la matita leggermente anche sulla parte inferiore dell'occhio, contornandolo tutto. Anche in questo caso poi sfumiamo la matita. Adesso che abbiamo contornato il tuo occhio, passiamo alla scelta degli ombretti. Per te ho scelto un quartetto di Debora sulle tonalità del grigio. Coloro tutta la palpebra mobile di questo colore intermedio grigio fino proprio alla coda dell'occhio, in modo che tutta la palpebra sia colorata con questo colore. Con un grigio un pochino più chiaro stendo il colore dalla parte iniziale dell'occhio tirandolo verso l'esterno. Creiamo il punto luce con il chiaro del quartetto, questo bianco molto, molto luminoso. Con il colore più scuro coloriamo la parte finale dell'occhio con questa coda qui così e lo tiriamo proprio verso l'interno dell'occhio. Così
e anche da questa parte. Sfumiamo il tutto in modo da non lasciare il colore con questo tratto deciso. Prendo ancora il colore intermedio e lo passo nella piega dell'occhio in modo da dare profondità e lo passo poi così. Con un pennellino più sottile ripasso anche la parte inferiore dell'occhio, guarda su, in modo molto delicato, molto leggero. Voglio aggiungere a questo grigio un tocco di viola che ti rende l'occhio più chiaro. Questo è un eyeliner in gel molto bello della Rimmel, si stende facilmente, ha il suo bel pennellino incorporato e quindi guarda, grigio e viola stanno benissimo. Bene, ti schiarisco la parte interna dell'occhio con la matita color naturale di Max Factor. Questo effetto serve proprio per dare più luce, più apertura all'occhio. Passiamo al mascara, indispensabile per un trucco completo degli occhi. Il mascara, questo che ho scelto per te, è un mascara Ultra Flex di Pupa. Solamente dal primo passaggio le tue ciglia si allungano tantissimo. Questo è un pennellino anche molto particolare, riesce a prendere bene tutte le ciglia e le riesce anche a pettinare portandole verso l'alto. Più io passo il pennellino nelle ciglia e più si ottiene l'effetto desiderato. Andiamo adesso a dare un effetto radioso alla tua pelle. Contorniamo le labbra con la matita. Andiamo a restringere un po' quello che è il cosiddetto arco di Cupido. Andiamo a ricrearlo per ravvicinarlo un pochino. Tiriamo la matita con il pennellino specifico appunto per le labbra in modo da creare un tratto non deciso ma sempre molto molto delicato. Voglio mettere un tocco di luce sulle labbra con questo rossetto Miss Pupa, è un rossetto molto morbido, molto molto delicato, con questo colore color labbra. E per fissarlo un pochino lo puoi anche con il polpastrello sempre scaldare in modo che il colore poi ti aderisca e ti rimane per tutta la giornata. Ultimiamo sempre con un velo di cipria per finalizzare e per fissare il trucco. Il trucco è finito. Allora adesso per completare e per concludere in bellezza, ecco qui il nostro test numero 4. È un mix di fiori e di spezie, una fragranza accattivante e sensuale, proprio come te. Prego. Elisa, allora il tuo trucco è terminato, sei curiosa di vederti? Sono curiosissima. Allora voltati e facciamo la magia. Piaci? Mi piace tantissimo, la mia pelle è cambiata dal giorno alla notte, non sembro nemmeno io. Dunque Elisa, che aveva un problema di pori dilatati e di pelle mista, ha utilizzato un esfoliante e una maschera purificante per pulire proprio in profondità i pori. Successivamente Lucia ha applicato un primer che ha levigato la pelle. Il primer logicamente mantiene il trucco, ma principalmente ha minimizzato i pori. Successivamente un fondotinta matte, quindi opacizzante, va ad assorbire la lucidità. Se anche la vostra pelle presenta dei pori dilatati ed è mista, seguite Lady Makeup al link sopra impressione. E invece, se il vostro problema è una pelle sensibile, seguiteci la prossima puntata con un makeup dedicato.